Gentili lettori di Riviera 24, follower della fanpage di Facebook, buongiorno da Imperia e buongiorno al sindaco Claudio Scajola e grazie di aver accettato il nostro invito, il sindaco Claudio Scajola che è virtualmente a fianco a me per ovvie ragioni. Bene, ancora buongiorno signor sindaco. Buongiorno a voi. Come sta e come è cambiata la sua vita da amministratore e da uomo a causa dell'emergenza coronavirus? Beh, il comune deve essere sempre aperto perché è il principale erogatore di servizi dell'interesse della comunità. Il sindaco lo rappresenta e quindi io faccio molto lavoro a casa, sia attraverso computer, sia attraverso l'avanti e indietro con la posta che guardo continuamente, sia venendo in comune con meno assiduità di prima, ma io tutti i giorni dedico un paio d'ore nel mio ufficio con tutte le possibili condizioni di maggiore tranquillità. Uso la maschera per entrare, il palazzo è molto sanificato e poi devo dire che è un dovere. Ecco, le cose in città come stanno andando? Guardi, sostanzialmente credo che adesso la gente abbia incominciato a capire che l'unica difesa che abbiamo in questo momento verso questo terribile nemico invisibile è quello della distanza sociale, brutto il termine. Bisogna non fare assembramenti, bisogna non fare più le feste, bisogna non incontrarsi più, bisogna cambiare lo stile di vita per un periodo che sarà lungo quanto è necessario per debellare e vincere questa guerra. E più saremo attenti e più breve sarà il sacrificio che tutti i cittadini compiono. Ma mi rendo conto che poi non sono uguali per tutti i sacrifici. Vogliamo parlare del sacrificio che fanno i medici e gli infermieri negli ospedali? Soltanto da noi, in questo piccolo lembo di Riviera, ce ne sono 70 che sono risultati positivi, perché fanno un lavoro per cercare di salvare la nostra vita. E vogliamo parlare di quelli che garantiscono che noi si possa mangiare, cioè i negozi, gli alimentari che sono aperti, i supermercati, le commesse, il personale che porta avanti e indietro le vivande perché debbano approvvigionare i negozi alimentari, e quelli che garantiscono che abbiamo la luce. Noi possiamo adesso parlare perché c'è l'energia elettrica, ma qualcuno ci deve lavorare. E così, e sicuramente non per ultimi, quelli addetti alla raccolta dei rifiuti. Fra l'altro adesso abbiamo anche instaurato una raccolta dei rifiuti speciali per quelle persone, per i cittadini imperiesi che sono in quarantena obbligatoria e che quindi i loro rifiuti devono essere considerati rifiuti speciali, devono avere un loro percorso. E così tutti quelli del volontariato, delle pubbliche assistenze. Nel comune abbiamo gli assistenti sociali, i nostri benemeriti che aiutano le persone più in difficoltà, gli anziani, portando il cibo, portando le medicine. Cioè è tutto un mondo che è cambiato e che quelli che hanno l'obbligo di stare a casa in fondo sono un po' più privilegiati, anche se mi rendo conto che anche qui ci sono le diversità, perché se uno abita in una casa piccola è sono più di uno in famiglia, sono anche molto più sacrificati nel non poter uscire di casa a confronto ad altri che hanno una casa più grande. Quindi è un momento molto difficile. A questo proposito, signor Sindaco, c'è preoccupazione per la carenza di dispositivi nelle corsie degli ospedali, mancano mascherine FFP2 e anche nelle case di riposo, dove che si sono anche qui a Imperia rivelate focolai di coronavirus. Sì, ma sa, mancano tantissime cose. Mancano i presidi di sicurezza, le mascherine, i camici, che sono cose importanti nel mondo sanitario, in quello che è tutto questo mondo complesso
della parte dell'assistenza sanitaria, da chi porta le ambulanze a chi opera in corsia, a chi si muove nei pronti soccorsi. Credo, da quello che mi si dice, seguo anch'io per quello che si può, credo che fra oggi e domani dovrebbe esserci un approvvigionamento più sostanzioso che deve privilegiare particolarmente quelli più esposti. Certo è che quando c'è l'emergenza io non voglio criticare, e quindi è un fatto che nessuno si aspettava e quindi non eravamo preparati. Non essendo preparati in questi momenti, poi i conti li potremo fare dopo a valutare se ci sono state delle sottovalutazioni, ma oggi quello che conta non è far polemica, è avere buon senso, avere equilibrio e obbedire agli ordini che ci vengono dati. Lei come Ministro dell'Interno ha vissuto altre emergenze, penso ad esempio al post 11 settembre 2001, ecco, crede che le misure preventive adottate dal governo Conte siano sufficienti? Guardi, è vero, lei forse vuol sottendere questo, che a fine gennaio c'è stata la dichiarazione dell'emergenza sanitaria da parte del governo per il nostro Paese, con una durata di 6 mesi fino al 31 luglio. È vero che forse in quello stesso momento bisognava forse valutare e mettere in movimento più velocemente quantomeno l'acquisto e la produzione dei presidi sanitari mancanti. Però io mi rendo conto che sono cose che succedono di una gravità tale che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Lei faceva riferimento all'11 settembre, l'ho vissuto da Ministro dell'Interno. Io ricordo che noi in allora, abituati ai fatti terroristici di diversa natura, ma che aveva vissuto il nostro paese con le Brigate Rosse e con tutta quella rete di fiancheggiatori e di cattivi maestri che c'erano, avevamo intrapreso delle nostre maggiori sistemi organizzativi di prevenzione e anche di gestione delle emergenze. Ma ricordo che andai subito pochi giorni dopo a Washington, l'America era completamente digiuna da qualunque forma di prevenzione per questo tipo di attentati. L'America pensava di essere irraggiungibile, e ricordo che i primi provvedimenti sul terrorismo internazionale li facemmo noi e molte cose le suggerimmo agli Stati Uniti d'America. Questo cosa vuol dire? Che poi dopo invece negli anni sono diventati all'avanguardia. Sono stato poi negli Stati Uniti, negli apparati di sicurezza, quando presiedevo il comitato parlamentare per i servizi segreti, e ho visto che i passi avanti che avevano fatti erano enormi, e anzi ho avuto l'onore di vedere entrando nelle strutture più segrete di vedere come si poteva controllare tutto il mondo dall'alto e come in quel momento gli Stati Uniti controllavano tutto. Questo cosa vuol dire? È che noi eravamo impreparati, ma come tutto il mondo lo era, ad una roba di questo tipo. Siamo soli? Pensiamo agli Stati Uniti adesso, alla Spagna, alla Gran Bretagna, che con un po' di eccessivo ottimismo il Premier Johnson pensava che fosse una cosa da poco. Stessa cosa il Presidente Trump. Guardate cosa sta succedendo. Quindi tutto il mondo era impreparato ad una cosa di questo tipo. Oggi devo dire che noi abbiamo retto un po' meglio forse, pur essendo stati più colpiti per primi da questo virus, per un sistema sanitario che nel complesso è un sistema sanitario positivo nel complesso. Ecco, il decreto cura Italia, che è stato anche ministro dell'economia, ritiene che sia sufficiente, basterà per salvare il salvabile dell'economia italiana? Guardi, io credo che abbiamo due doveri. Il primo è garantire la sicurezza, la salute, la vita dei cittadini. Quindi qualunque cosa va fatta per garantire la vita dei cittadini, e quindi senza preoccuparsi dei costi economici. Il secondo dovere, garantire a tutti gli italiani che non perdono il posto di lavoro, costi quel che costi. E la soluzione non può che essere quella di allargare il debito pubblico. Poi si vedrà, ma dobbiamo
comunque finanziare affinché nessuna impresa, neanche le più piccole, chiudano. Garantire a tutti i cittadini che in questa fase, speriamo sia breve, ma programmarla perlomeno a 3 mesi, ci sia la possibilità per tutte le imprese di poter resistere. Perché quando una piccola impresa chiude è molto più difficile che poi riapra e non ce lo possiamo permettere. Per scendere nel concreto della nostra realtà, come la immagina secondo lei la ripresa a Imperia, in Riviera? Molte manifestazioni sono già saltate, qui si vive di turismo. Sarà vero, speriamo sia, che il picco anche nella nostra terra lo si raggiunga entro i primissimi giorni della prossima settimana, cioè da qua a 4-5 giorni. Poi scenderà, e se saremo responsabili, e cioè capiremo nel momento della discesa che saremo ancora più fragili, quindi dovremo aspettare che sia sconfitto questo nemico invisibile, io credo che noi potremo provare a recuperare quello che si è perso. La nostra economia è soprattutto legata al turismo, al terziario. C'è una buona componente di agroalimentare, c'è un'impresa più grande, Imperia, poi ce ne sono tante medie e piccole. Queste legate all'alimentare credo che soffrono meno di altre in questa fase, soffrono anche loro per carità, ma l'alimentare forse soffre un po' di meno. Quello che soffre di più è il terziario, e cioè tutto ciò che si basa sul turismo diretto. Gli alberghi, i ristoranti, i bar, tutto ciò che gravita attorno alle manifestazioni che si fanno per attirare turismo. Tutto questo settore è in profonda crisi e va tutelato. Ma se, e io non posso che dire, preghiamo il Signore, preghiamo che possa terminare nel periodo più breve, e allora cercheremo di mettere tutte le risorse per allungare la stagionalità, e sperare quindi di riuscire ad avere un piccolo recupero di ripresa, tenendo presente che con quello che succede nei paesi limitrofi, che sono una base per il nostro turismo importante e che sono colpiti duramente, che sono un po' più indietro di noi sullo scoppio della virulenza del virus, noi dovremo forse per un periodo a medio termine pensare più a un turismo italiano. Quindi è tutto uno scenario da disegnare, ma adesso è prematuro. Dobbiamo essere pronti a farlo, ma è prematuro. Oggi dobbiamo pensare a non uscire di casa e a sconfiggere il virus. Primum vivere. Le faccio fare una previsione. Sa che noi come Riviera 24 facciamo una rubrica, un caffè con... Ecco, ragionevolmente, secondo lei, quando ce lo potremo prendere un caffè insieme? Non mi piace fare il vate, ma da quello che sento dagli scienziati più illuminati e da quello che può trapelare da loro, io mi auguro che con l'inizio dell'estate si possa essere molto più liberi di quello che si è adesso. Fine giugno, insomma. Speriamo. Va bene, ringraziamo il sindaco di Imperia Claudio Scajola di essere stato in nostra compagnia per questa prima diretta via Skype. Ne seguiranno altre con amministratori, personale sanitario, medici, volontari. Grazie a Jacopo Pugliotta in regia, grazie ancora al sindaco Scajola e grazie a voi per l'attenzione. L'appuntamento è alla prossima. Grazie a voi e mi raccomando, tutti a casa.